Trentino, siamo con l'azienda Rauten Salvetta, qui c'è Francesco Salvetta, parliamo di un vitigno antico che è la Nusiola, ma parliamo soprattutto di un vigneto antico, perché dove tu oggi coltivi Nusiola c'era già Nusiola nel 500. Assolutamente sì, questo vigneto, questa vigna Rauten che mio nonno negli anni 30 ha acquistato da Giacomo Somadossi, uno dei più importanti vignaioli dell'Ottocento, che ha avuto riconoscimenti certificati sia a Parigi all'Esposizione Universale, a Melbourne nel 1887, insomma ha avuto delle grandissime capacità di portare il vino santo nel mondo, e noi nel nostro nuovo progetto cerchiamo di riscoprire questa tradizione andando a coltivare in questa vigna ancora il Nusiola nel modo naturale, nel modo biologico e nella tradizione di una vinificazione che deve essere fatta sulle bucce e non togliendo le bucce, cioè l'anima dalla terra che la manifesta e la dà al vino poi nel modo più naturale possibile. La Nusiola è una varietà a maturazione tardiva? Assolutamente sì, è una varietà che direi che il nome deriva un po' dal colore nocciola della buccia, ma è varietà tardiva, cioè matura coi rossi, tenuto conto del fatto però che pur nella maturazione che può dare è comunque una varietà che ha un grappolo compatto e dà però la possibilità di essere appassito col vino santo solo in determinati vitigni e vigne dove il grappolo resta più spargolo e quindi riesce a venire appassito fino al periodo della Settimana Santa dove viene pigiato coi torchi, da lì il nome. Bene, grazie Francesco, grande vitigno, bellissima storia veramente, veramente antica. Quanto dura una bottiglia di Nusiola, un vino bianco? Intanto con questo tipo di vino abbiamo inteso anche andare nella massima modalità di produzione di qualità nella vigna, quindi abbiamo impiantato la Nusiola storica del Monte di Calavino a Guyot e lì poi siamo andati a farla macerare per circa una settimana a contatto delle bucce per ottenere proprio il vino come veniva fatto una volta. Dopo circa 8 mesi di macerazione legata proprio al fatto che li mettiamo nelle botti di acacia, dopodiché lo mettiamo appunto in botti di acciaio fino a luglio, agosto, dove lo mettiamo in bottiglia, e poi il maggio dell'anno successivo lo mettiamo in vendita, proprio perché deve affinarsi per riuscire a dare il meglio di se stesso. Possiamo dire che una bottiglia così si è tenuta bene, può stare 10 anni, 15 anni in cantina? Noi abbiamo cominciato nel 2009 e stappandolo ci dà delle ottime soddisfazioni e evoluzione, assolutamente sì. Bene, il vitigno che arriva da lontano, dal 500, addirittura il vigneto che arriva da lontano, grazie Francesco e buona degustazione. E il nostro obiettivo è fare come Giacomo Somadossi e riuscire a esportarlo in tutto il mondo.